In uno dei nostri precedenti incontri mi hai detto un numero impressionante, le ore di mediazione che hai fatto La complessivamente. verità, non Ma mi ricordo neanche, perché ho girato quasi tutte le scuole della provincia di Udine, da Tarvisio fino a Lignano, da l'est, tutta la provincia, e sappiamo da, sono quasi 200 km da nord al sud, da Tarvisio fino a Lignano qua. Allora vuol dire che è un po' la larghezza, più o meno, periodo in cui non ero tanto impegnato, lo dedicavo tanto alle scuole. Perciò posso dire che nel Friuli lo conosco più tanto più di certi friulani, nel senso che ho sedentari, girato piccoli paesini certo. in cui uno non ha la possibilità, invece io andavo lì a portare quelle, sì, o scuole elementari o quelle cose. Allora c'è sempre questi approcci, cioè, ho visto un po' di tutto. Certi paesini sono accoglienti, altri un po' chiusi, altri. Allora c'era questa un po' immensità di multi ideologie, multiculturalità, un po' di tutto. Allora si impara sempre. Dopo tantissimi anni di esperienza sul campo e una permanenza di ormai 20 anni in Friuli, forse è già il tempo di fare dei bilanci sul cammino della società multietnica che si va formando, secondo te? Non è tanto facile, è un argomento che ci vuole degli esperti in materia. Il mio punto di vista è personale. E quello che ho visto come la gente, perché io quando per esempio intervenivo nelle scuole per superiore, allora le domande non erano preparate dagli alunni, ma dai loro genitori. E spesso sono provocatorie queste domande. Perché c'era un po' la chiusura dei genitori, ma l'apertura dei loro figli e invece qualche volta anche. Fammi un esempio di una domanda che ti ha interessato particolarmente come provocazione. Ci sono state tante, ma che eravamo già preparati per essere sempre pronti a non rispondere, non so, non rispondere alla provocazione con un'altra. Tipo, mi ricordo, non so, una volta. Sì, mi sono presentato, ho detto guarda che per esempio sull'argomento degli insegnanti delle religioni era sulla convivenza fra i tre religioni monoteisti. Come ho detto che Mosè, pace su di lui, ho detto Gesù, pace su di lui, ho detto Mohammed, pace e benedizione su di lui, c'è un insegnante, non è che è un alunno, che era proibito dal mio contratto che l'insegnante intervenga, invece è intervenuta una. Ma come ti permette di dire Mosè pace su di lui? Cosa ti intromette tu e Mosè? Ho detto lo rispetto più io a Mosè, a Gesù, più che tanti di voi. Ha detto che senso? Ho detto io non bestemmio mai. Sempre quando uso il nome di questi profeti, dico pace su di lui perché non è al nostro livello. Ho cominciato qua. Allora era un po'. Non volevo nel senso arrivare al punto lì. Ma solo che, come era una persona insegnante, ho detto, boh, quella è. Perché non va bene per gli alunni che vedono il loro insegnante, sì, un po', sì, nel senso, Quindi sottostimata. un rilievo particolarmente duro sul tuo tentativo comunque di discutere della natura, di un fenomeno, la religione, che si va anche pluralizzando in questo territorio. No, la verità è che la religione è un argomento, si può considerarlo il più caldo, perché se non c'era, nel senso, questi condizionamenti, se c'era l'apertura, non c'erano neanche questi conflitti che vediamo adesso. Adesso c'è la guerra fra, per dire, so, c'è altri lo chiamano fra paesi, ma spesso è legato fra religione. E singoli popoli sono soltanto una. Per dire una scusa, perciò quando c'è il fatto a Udine, per esempio, è una città che sta diventando multietnica, multiculturale, ma non soltanto dal paese dette musulmane, perché dico paesi dette musulmane, perché non c'è nessun paese musulmano al mondo, quello tengo a precisarlo, ci sono popoli musulmani e paesi musulmani non c'è neanche uno al mondo. Perché tanti dicono, ma guarda che Iran è musulmana. No,
l'Iran è culturalmente un'altra cosa, perché si lega sempre l'Islam alla cultura. O Afghanistan, la donna porta, come lo chiamano, la burqa, non è un aspetto islamico, è un aspetto culturale. culturale. Una donna lo fa e così via. Perciò quando loro legano sempre l'aspetto culturale alla religione, tutte e tre le religioni monoteiste sono innocenti del comportamento che si succede oggi, perché gli ebrei, i cristiani, i musulmani, se sono nel senso integralisti nella loro religione, sono come fratelli fra di loro. Ma solo che dietro ci sono condizionamenti di altri scopi, che si può, argomenti più vasti si può andare oltre, ma dico che c'è un grandissimo rispetto fra i religiosi stessi. Se ognuno rispetta la sua religione, è sicuro che deve, per forza, deve rispettare le altre religioni. E io l'ho sentito in me stesso. Quando sono arrivato mi sono integrato nella società, ho accettato quello che c'è. Prima di tutto la Costituzione, prima della religione, ho rispettato la Costituzione perché non mi piace quando vedo, per esempio, un immigrato che fa l'operaio qua, scusate, un operaio che fa un immigrato lì, scusa, che Il faccio? telefono, Si va a vai, vai, staccare, telefono. cara. Ok, ecco la canzone. Pronto? Tutto ciò pone il problema delle regole, è vero? Regole sia costituzionale o comportamentale, perché c'è anche l'educazione, c'è anche la cultura, perché c'è la cultura autoctona da rispettare. Se uno va, per esempio, arriva, non so, non può legare la sua religiosità a certi monumenti che vede qui. Se vede non so, la statuetta della Madonna, pace su di lei. Per esempio, non va a dire una bestemmia o qualcosa, perché deve rispettare, perché è arrivato, ha visto, non è che l'hanno impostato a casa sua o a casa sua, sì, o nel suo paese. Perciò c'è questo, il fatto di rispettare si accetta l'inserimento. Normalmente viene qua, si accetta l'inserimento, viene accettato, i documenti li avrà e avrà un seguito, però sì, di integrazione intera, integralmente. Ma è così diffusa la non accettazione, o dico, l'incomprensione appunto della realtà culturale in cui gli immigrati si trovano a interagire, nonché delle regole che vivono, regole sociali che vivono qui? Le percepisci così diffusamente queste due criticità? Io vedo un conflitto. Il fatto è che quello che arriva si sente un po' emarginalizzato. Quello che riceve vede una intrusione. Manca la comunicazione. Questa comunicazione, il barriere lì, non è che dico devono essere sciolte, ma pian pianino, è impossibile che dal giorno all'altro, ma si deve imparare da altri paesi che hanno avuto questa esperienza per non sprecare tempo. Se gli altri hanno 30 anni, 40 anni di immigrazione, parlo Francia, la Germania. Francia, Germania, Inghilterra, Belgio, l'Italia, l'immigrazione in Italia è nuova. Allora devono andare, sì, c'è questo scambio di saltare tutte queste fasi e andare un po' a minimizzare un po' questo percorso. Invece dei 30 anni si fanno in 5 anni. Ma l'importante è invece quello che si nota tanto è più ostacoli che si stanno creando. E questo è un argomento che si può un po' ramificare tante tante altre cose. Tipo, sì, questo per esempio incita le persone a non integrarsi nella società, si sentono sempre più alla larga della società, gli dicono che quando tu versi per l'INPS, e to no, quando torni a casa vai così, allora dice: ma perché devo lavorare qua? E tante cose che spingono a non integrarsi nella società.